Buonasera da TG Piemonte, la cronaca in apertura. C'è un indagato per la tragedia avvenuta ieri a Calasca Castiglione nel Verbano Cusio Ossola, nella quale ha perso la vita la 41enne trentina Margherita Lega, trascinata nel vuoto, scusate, Margherita Legia, trascinata nel vuoto da una teleferica per il trasporto bagagli. Si tratta del manovratore dell'impianto. Dai primi accertamenti pare non sapesse che vi fosse una famiglia intenta a caricare i bagagli. Stando a una prima ricostruzione, dunque, all'origine dell'incidente ci sarebbe il mancato coordinamento tra le parti. Secondo quanto riferito, si attendeva dalla famiglia l'avviso di conclusione delle operazioni di carico, ma nel frattempo ci sarebbe stato un cambio di personale ai comandi della teleferica che viene manovrata dall'alto, da un punto da cui non si vede la zona della partenza. Sulla vicenda indaga la procura di Verbania. Il fascicolo è affidato al PM Nicola Mezzina. Disposti accertamenti e acquisiti documenti depositati in comune, la teleferica è stata posta sotto sequestro dai carabinieri immediatamente dopo l'incidente. Ci sono due indagati nel procedimento aperto dalla Procura di Torino sulla scomparsa di Marta Favro, la 51enne della Val di Susa, di cui non si hanno più notizie dalla notte tra il 7 e l'8 marzo. Si tratta dell'ex datore di lavoro e del pizzaiolo, e quanto si ricava da un avviso di accertamento tecnico irripetibile notificato dai magistrati. Ai due è stato assegnato un avvocato d'ufficio. Non si conosce il titolo di reato del fascicolo. L'accertamento tecnico riguarda una Fiat Punto di colore rosso che, secondo una prima ipotesi, fu utilizzata per accompagnare Marta a casa alla fine del suo turno di lavoro in una pizzeria di Chiomonte, nel Torinese. La vettura è stata rintracciata una ventina di giorni fa dai carabinieri. L'esame sarà affidato lunedì a tre specialisti del reparto investigazioni scientifiche dell'Arma. I due indagati potranno indicare dei loro consulenti di fiducia. L'avvocato della famiglia Favaro ha commentato: non si tratta di una scomparsa volontaria, e gli sviluppi dell'indagine confermano la nostra ipotesi. Annullamento della sentenza con rinvio per nuovo processo di appello è quanto deciso dai giudici della Cassazione nel procedimento che vede imputato Alex Pompa, il giovane di 22 anni che nell'aprile del 2020 uccise con alcune coltellate il padre a Collegno nel Torinese, al culmine dell'ennesima lite con il padre che si era scagliato contro la madre. I supremi giudici, accogliendo quanto sollecitato dal procuratore generale, hanno deciso che dovrà esserci un nuovo processo di secondo grado dopo quello che nel dicembre del 2023 portò alla condanna del giovane a 6 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione da parte della Corte d'Assise d'Appello di Torino. Un verdetto, quello che ribaltò quanto stabilito in primo grado quando Pompa venne assolto dalle accuse in quanto la sua condotta, a detta dei giudici, rientrava nella legittima difesa. Nel corso della requisitoria, il procuratore generale, chiedendo un nuovo processo, ha affermato che è evidente la necessità di una motivazione rafforzata davanti a un ribaltamento così evidente rispetto alla prima sentenza. Il primo giudice assume come attendibili le testimonianze della madre e del fratello di Alex, mentre i giudici d'appello con la sentenza hanno disposto l'invio degli atti in procura per farsa testimonianza. Anzi, continuiamo con la cronaca sulla carta. Era un'associazione sportiva dilettantistica, ma di fatto era un'attività commerciale. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza dei Novi Ligure nell'Alessandrino. Vediamo i dettagli nel servizio. Associazione sportiva soltanto sulla carta, ma di fatto attività commerciale. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza dei Novi Ligure nell'Alessandrino a proposito di una ASD, Associazione Sportiva Dilettantistica, operante nel settore equestre. Le attività ispettive delle Fiamme Gialle hanno preso in esame l'analisi dei flussi finanziari e approfondito le presunte qualifiche di associati, rivestite da svariate persone che risultavano aver usufruito dei servizi offerti. E quindi è emersa una vera e propria attività di insegnamento di equitazione ad adulti e bambini, ricovero e mantenimento di cavalli di privati. La gestione predominante è risultata riconducibile allo stesso nucleo familiare cui erano redistribuiti, sotto forma di rimborsi spese o canoni di locazione, gli utili prodotti. L'associazione è stata pertanto riqualificata in attività di impresa con fini di lucro e considerata evasore totale, con la conseguente tassazione ordinaria anche ai fini dell'IVA. Voltiamo completamente pagina, adesso parliamo di leadership, cambiamento, transizione tecnologica e sostenibilità. Sono alcuni dei cardini dell'assemblea pubblica del gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriali di Torino. L'assemblea è stata un'occasione per guardare alle diverse sfide del futuro. Sentiamo.
Cambiamento, transizione ecologica, sostenibilità, ma anche futuro. Questi alcuni dei cardini dell'Assemblea Pubblica del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriali Torino. Presidente, si guarda avanti. Assolutamente, si guarda avanti con grande speranza, con voglia di essere parte protagonista della costruzione del prossimo futuro. Parleremo di tanti temi perché viviamo un contesto veramente complesso sotto tanti punti di vista, penso agli equilibri geopolitici, alle grandi sfide che abbiamo davanti, l'energia, la tecnologia, il mondo del lavoro che cambia, la società che invecchia, insomma sono davvero tante le sfide. Oggi è importante capire chi saranno i nuovi leader che sapranno davvero traguardare questo futuro in maniera sostenibile, perché la sostenibilità non è più eludibile, diciamo, e abbiamo bisogno davvero di leader che sappiano non tanto avere una posizione di potere, ma essere capaci di interpretare queste sfide, di inverarle nella quotidianità di tutti i giorni, sapendo dare delle risposte, ma soprattutto trasferendo una visione di futuro che davvero faccia sentire tutti coinvolti. Noi come imprenditori cerchiamo di farlo tutti i giorni nelle nostre aziende perché viviamo queste sfide quotidianamente. Oggi cerchiamo di approfondire ulteriormente, di dare degli spunti per un dibattito che credo sia apertissimo, con personalità di grandissimo rilievo. Ci saranno imprenditori che hanno aziende da 100 anni, piuttosto che chi si occupa di innovazione e intelligenza artificiale. Insomma, tanti spunti per dare, come sempre spero, un contributo proficuo al dibattito. Secondo lei il territorio di cosa può aver bisogno? Il territorio ha bisogno di ritrovare un po' di orgoglio. Spesso nelle discussioni si sente, no? E quando c'erano le Olimpiadi del 2006, no? Allora io credo che sia arrivato il tempo di ridare davvero fiducia, una prospettiva, per questo parliamo di leadership e di visione, affinché tutto il territorio si senta coinvolto per traguardare Torino ad una versione 4.0, diciamo così. Credo che ci siano tutti gli ingredienti, abbiamo imprenditori capaci, abbiamo istituzioni presenti, se riusciremo davvero a trovare la chiave della collaborazione, che è quella che oggi è necessaria a più livelli. Penso al discorso del presidente Draghi di qualche giorno fa, che diceva l'Europa ha bisogno di trovare un nuovo livello di concertazione e cooperazione. Ecco, io credo che quello stesso messaggio lo dobbiamo trasferire ai territori, perché nessuno può vincere questa partita da solo e il nuovo leader deve interpretare esattamente questo messaggio. Correggere i capi di imputazione per l'inchiesta sul Mottarone, l'incidente della funivia che il 23 maggio del 2021 ha causato la morte di 14 persone. La richiesta è venuta da uno degli avvocati che difende l'ex direttore di esercizio dell'impianto. L'avvocato ha parlato in aula a Verbania in una sessione dell'udienza preliminare in cui sono protagoniste le difese. Stasera con Non vedo l'ora vi portiamo a San Ponso nel Canavese in provincia di Torino. L'appuntamento con la nostra trasmissione è sempre alle 20.30. Vediamo un assaggio. E siamo a San Ponso, siamo nel Canavese in provincia di Torino. E allora adesso vi facciamo gustare un assaggio della puntata che andrà in onda questa sera a partire dalle 20.30 qua su GRP, Vera TV, naturalmente. Non vedo l'ora. Incontriamo Franco, presidente della Proloco. Allora, siete indaffaratissimi, cosa state preparando? Nella preparazione delle rane questa sera. Manco a dirlo. Voi da bambini già nascete, avete questo legame con le rane, con questa storia. Il legame di San Ponso nasce da una vecchia storia, che era un acquitrino e li chiamavano i ranera San Ponso. E quindi nasce poi la sagra delle rane dopo la Proloco che faceva l'Halloween. E poi ci siamo trasferiti con un periodo un po' più caldo. Allora abbiamo detto facciamo le rane. Domenica, allora qua parte importantissima, c'è la rana e poi lei cosa farà? Mi racconti. Io faccio la pastella, poi faccio le rane, le metto nella pastella e le friggo. Prima bisogna fare le rane, scongelarle, poi metterle nei teli, asciugarli bene e poi vengono per farli fritti alla fine. Era soltanto un assaggio della puntata che vi potete godere questa sera alla scoperta di San Ponso e le sue bellezze. A voi la linea. Per ora è tutto, dopo la sigla c'è TG Sport. Nuovi arrivi in casa Juventus, i bianconeri accolgono Michele Di Gregorio, sentiamo.
Juve scatenata sul mercato e non soltanto quello della prima squadra. Oggi è il giorno di Di Gregorio e di Alicia Lehmann. Questa mattina visita al J Medical, poi la firma per il portiere, che si legherà ai bianconeri per i prossimi 5 anni, dove raccoglierà l'eredità di Szczęsny. Di Gregorio è infatti arrivato al J Medical per sostenere le visite di rito in vista del trasferimento in bianconero. 34 presenze, di cui 33 in Serie A e una in Coppa Italia, subendo 37 gol e mantenendo la porta inviolata 14 volte. Non a caso è stato premiato come miglior portiere dell'ultimo campionato, pagato circa 18 milioni di euro. Il portiere classe 1997 si legherà alla Juve per i prossimi 5 campionati, dove raccoglierà l'eredità del portiere polacco Szczęsny, dato in uscita. Non solo prima squadra, buone notizie anche per le J Women. Alicia Lehmann è sbarcata a Torino per le visite mediche, aspettando Douglas Luiz. Infatti la calciatrice è la fidanzata proprio di Douglas Luiz. Altro grande colpo di mercato di Giuntoli. E proprio mentre il fidanzato e nuovo centrocampista di Motta è impegnato in Coppa America, la Lehmann è arrivata al J Medical, anche lei, per le visite di rito. Un altro grande colpo in quest'estate bianconera anche per le Women, allenate quest'anno da Max Canzi. Nel prossimo campionato il Toro parte giocando contro il Milan. Sentiamo. I due derby nel giro di 2 mesi. Il primo a novembre, il secondo a gennaio. Ma prima un avvio complicato di campionato per il Toro. È stato sorteggiato il prossimo calendario asimmetrico della Serie A, che ha sancito un avvio in salita per i Granata. Esordio nel weekend del 18 agosto a San Siro contro il Milan. Poi, per la prima in casa al Grande Torino, l'Atalanta, campione dell'Europa League. Terza giornata, il ritorno di Mister Vanoli a Venezia. Poi, la prima pausa per le nazionali, che saranno 4 finestre in tutto. Domenica 8 settembre, appunto. Domenica 13 ottobre, poi 17 novembre, e queste sono le prime, l'ultima domenica 23 marzo. Per il Toro, dunque, un tris difficile in avvio. Poi il calendario proporrà subito 4 big match, dovendo sfidare, come detto, Milan-Atalanta, poi Lazio e Inter. Un avvio difficile. Poi c'è il capitolo derby, con il calendario asimmetrico, le due gare contro la Juventus saranno ravvicinate nel giro di 2 mesi. La prima stracittadina a novembre, in casa della Juve, e il 12 gennaio il ritorno al Grande Torino. Un calendario che allenta la presa tra marzo e aprile. 2 trasferte insidiose con Lazio e Napoli, poi in casa Monza, Parma ed Empoli. Ad aprile sfide con Verona come Udinese. A maggio il Toro avrà 3 gare su 4 in casa: Inter, Roma e Venezia. Raduno lunedì 8 luglio al Fila. Poi il ritiro Granata si svolgerà dal 17 al 27 luglio. La società ha scelto Pinzolo nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Il campo sportivo Pineta sarà il teatro degli allenamenti della squadra sotto la guida del nuovo mister Paolo Vanoli. Le sessioni di allenamento saranno aperte al pubblico. La squadra Granata sarà poi presentata in piazza Carrera nel cuore della località. Poi, durante il ritiro, ci saranno alcune amichevoli contro la formazione Primavera e la Cremonese. Sul fronte mercato, più che il dispiacere per l'addio a Buongiorno, risuonano nelle orecchie dei tifosi le parole che la bandiera Granata avrebbe detto a Cristiano Giuntoli: direttore, non posso, questo proprio, non posso farlo, non posso giocare nella Juventus. Il difensore del Toro avrebbe così declinato l'offerta della Juve per questioni di cuore. E allora Buongiorno avrebbe detto sì al Napoli, nonostante il tentativo di inserimento last minute dell'Inter nelle scorse ore. Ora, una volta definita la partenza di Buongiorno, andranno definita in fretta anche le entrate. L'avvio tosto della Serie A non permetterà lunghi rodaggi. Mister Vanoli vorrà partire col piede giusto. Adesso l'almanacco, poi le previsioni del tempo. Buon proseguimento con i nostri programmi. Buongiorno e buon 5 luglio. Il nome Filomena deriva dal greco Filomela, mitica figlia del re ateniese Pandione, amata da Atreo, e riprende un termine significante, amante del canto. Nome molto diffuso in tutta Italia sin dal secolo scorso. Oggi la chiesa ricorda Santa Filomena Martire. Accadde oggi nella storia. 1687. Isaac Newton pubblica il trattato in cui enuncia le leggi della dinamica e la gravitazione universale, un'inestimabile eredità lasciata al genere umano. 1841. Cook inventa il viaggio organizzato. I soli a potersi permettere uno degli affascinanti viaggi del Grand Tour, con cui si andava alla scoperta della cultura e dell'arte dei diversi popoli europei, erano i ricchi. A questo si ribellò Thomas Cook, un tipografo inglese di umili origini, assai devoto alla fede battista e membro della Società della Temperanza, di cui sposava la crociata contro l'alcolismo.
con l'idea di dare sollievo ai poveri operai sfruttati dalla nascente economia capitalista e rinfrancarne lo spirito in senso religioso, organizzò un'escursione in treno da Leicester a Lovewolf per 570 persone, al costo di uno scellino a testa. La quota comprendeva, oltre a biglietto, anche il pasto della giornata. 1928. Arturo Ferrarin e Carlo Del Prete, a bordo di un Savoia Marchetti S64, si aggiudicano il primato di volo su distanza in linea retta, volando per 7.188 km tra Montecelio, Roma, e Port Natal, Brasile. 1943. Seconda guerra mondiale, inizia la battaglia di Kursk, il cui nome in codice è Operation Zeta. Delle operazioni Cittadella, il più grande scontro tra carri armati della storia. Le forze tedesche della Wehrmacht e l'Armata Rossa Sovietica si affrontano nelle vicinanze della città russa. 1950. Viene ucciso a Castelvetrano in un conflitto a fuoco con i carabinieri a 27 anni il bandito Salvatore Giuliano. 1996. Nasce Dolly, primo mammifero clonato, il primo essere vivente nato grazie alla scienza e all'ingegno umano. La pecora Dolly è entrata nella storia, oltre che nei trattati di biologia, in quanto primo mammifero creato con successo attraverso la clonazione. 2012, apertura ufficiale a Londra dello Shard, la più alta costruzione abitabile dell'Unione Europea, di cui il Regno Unito faceva ancora parte. 72 piani, 304 metri, più 6 di guglia, progettata dall'architetto italiano Renzo Piano, costata 435 milioni di sterline. Il proverbio del giorno. In luglio è ricca la terra, ma povero il mare. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, in pianura, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. In serata, in pianura, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, nuvoloso con qualche schiarita. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, alternanza di sole e nubi sparse. In montagna, nuvoloso con qualche schiarita. Nel pomeriggio, in pianura, alternanza di sole e nubi sparse. In montagna, coperto con possibili deboli piogge.